Amici di Stereo 5 TV, ben ritrovati dal solito italiano. Siamo ancora una volta qui al Pizza Village a Napoli, precisamente sul lungomare Caracciolo. Quello che vedete sullo sfondo non è ancora il lungomare Caracciolo, ma è il maschio Angioino. Questa sera avremo la possibilità di intervistare ospiti d'eccezione, ma non vi sveliamo niente. Nel frattempo, sigla! Amici di Stereo 5, siamo in compagnia di alcuni amici e amiche. Chi siete? Nomi? Arianna, Marianna, Federica, Dino, Claudio. Per chi siete questa sera? Perché state qua questa sera? Rocco Hunt. Tutte Rocco Hunt, pure voi Rocco Hunt. Qual è il vostro brano preferito di Rocco? Buonanotte, amo. Concordiamo tutti, la accendiamo? Mi cantate un pezzettino? Vai! Buonanotte, amo, ci sono di marimana, non mi volte che lo so, voglio che amo rimane. Salutate Stereo 5. Allora, siamo in compagnia di Angelo, Santo, Antonio. Per chi siete qua questa sera? Achille Laura e Rocco Hunt. Achille Laura e Rocco Hunt. Belle, quotati tutti insieme. Mi cantate un pezzo di un brano preferito? Qual è il brano preferito di Rocco? Dai, Rocco, aspetta, qual era? Chiaro, a te lo giuro. Non voglio che ogni shun e cose che mi arriva non mi danno. E invece Achille? Sembra di stare a tuo. Sembra di stare allo zoo. Salutate gli amici di Stereo 5, ragazzi. Ciao. Un bacione da Mercio. Un bacione a lei. Siamo in compagnia di Lucia, Maria Francesca, Fabiana. Per chi state qua, ragazze, questa sera? Rocco Hunt e Livio Cori. Rocco Hunt, Livio Cori. Azzo, stanno proprio belli, ci siamo divisi questa sera. Il tuo brano preferito, del tuo autore preferito, qual è? Di Livio. A casa mia. A casa mia? Buonanotte, amo. Buonanotte, amo, invece di Rocco Hunt. Mi cantate un pezzettino di un brano preferito? Dai, a casa mia, Livio, insieme, dai. Uno, due, tre. Porte culure la gente, la casa mia. Sto parlando solo la lingua, la casa mia. Viro che solo c'è. Lo sai che questa Livio la vedrà? Ciao, Livio. Salutatele. Ciao. Siamo in compagnia di Roberta. Buonasera, Roberta. Per chi sei qui questa sera? Per te. Detto per me. Tra gli artisti di questa serata c'è qualcuno in particolare che ti attira? Livio Cori. Mi canti un brano di Livio Cori? A casa mia. Solo che saluta gli amici di Stereo 5. Ciao. Siamo in compagnia di Nino, Amato, Sebastiano, Cristian, Daria. Allora, perché siete qui questa sera al Pizza Village? Siamo qui perché hanno creato una bella festa fantastica, dove il popolo napoletano si riunisce per stare tutti quanti insieme e per fare una cosa veramente bellissima, di stare insieme tutti quanti e sentire buona musica e mangiare delle pizze fantastiche. Avete mangiato una pizza? Mangiato la pizza? Sì, come no, abbiamo assaggiato un paio di specialità veramente ottime. Fatemi un saluto agli amici di Stereo 5. Ciao, ciao Stereo 5. Stereo 5, un bacio. Amici di Stereo 5, siamo in compagnia di Achille Lauro. Buonasera Achille, come va? Ciao, tutto bene, grazie. Come va? Come ti chiami tu? Io, come mi chiamo? Boss Doms. Boss Doms, sta scherzando. Come va? Allora, raga, avete spaccato stasera. Cioè, spaccato straordinariamente. Ma è una candid camera? No, sto scherzando, raga. Allora, breve domanda. Dopo il pezzo a Mo insieme a Clementino e Rocco Hunt, ti ritroviamo nell'album Libertà, appunto, insieme a Rocco. Qual è il tuo rapporto insomma, con il rap napoletano e con il sud in generale? Beh, a parte noi siamo romani, quindi siamo molto vicini a questa città. Penso sia una città magnifica, una città d'arte, come Roma in realtà. Quindi siamo molto legati sia al rap napoletano, perché molti sono nostri amici, ma anche alla cultura napoletana in generale, della musica napoletana, Nino D'Angelo. Sì. L'ultima domanda, come stai? Sto molto bene, ti ringrazio. Ragazzi, vi fate un saluto agli amici di Stereo 5. Ciao belli, a presto. Achille Laura Boss Doms. Hey my friend.
A presto. Come ti chiami? Ciro, il solito italiano. È il 20 luglio del 69. Sono fuori ma dentro parti di... Amici di Stereo 5 TV, ci troviamo ancora una volta con uno che ormai è un amico, con Livio Cori. Sono di casa ormai, eccomi, a casa vostra, a casa mia adesso. E stasera siamo veramente a casa sua perché siamo sul lungomare Caracciolo. Che si prova a suonare dopo aver suonato al San Paolo, aver ospitato anche se un piccolo numero di ragazzi al Vascio di Nunziatina? Cosa si prova a cantare sul lungomare al Pizza Village? Guarda, io sto facendo tutti i punti che mi piacciono di Napoli, ci sta, no? È una cosa che secondo me può chiudere bene quest'anno, dove ho avuto l'onore di suonare forse nei posti più importanti. Dopo Sanremo, il San Paolo, appunto, poi suonare nel mio quartiere, suonare sul lungomare della mia città, devo dire non potrei essere più felice di così. Si è scippato il microfono a mano. Allora Livio, ti abbiamo lasciato che eri appena arrivato per A Casa Mia, ok? A quanto siamo arrivati? Hai visto, è successo, ma siamo stati ai milioni. Quindi no, porta fortuna allora, va bene, tornerò, è andata bene, comunque è un singolo che è funzionato, è stato anche un po', come si dice, un singolo bandiera, no? per quello che, non solo forse questa città, ma anche un po' il sud in generale. Però quello che non voglio fare, non voglio limitarlo al sud, perché spesso io devo fare questo discorso anche rispetto agli italiani in generale, perché uscendo fuori dall'Italia sono riuscito a riscontrare anche un pregiudizio che va su tutta la nazione. Quindi possiamo dire che A Casa Mia è un po' nazionale. L'abbiamo, sì, no, ho detto, non voglio essere ovviamente così azzardato, però mi sento di parlare, voglio difendere tutti con questa cosa, cioè mi voglio esporre per dire, per parlare anche a nome di magari chi non è di Napoli, chi non è del sud. Ci stai riuscendo bene, ci riuscirai sicuramente ancora di più. Dopo il featuring con Samurai che abbiamo appena citato, ti abbiamo ritrovato nel featuring nell'album di Junior Kelly con Mezzanotte, che secondo me è il pezzo più bello dell'album, permettimi di dirlo. Ti giuro che non lo dico pure a Samurai quando lo vedo, però te lo giuro, è il mio pezzo preferito. Cosa si prova ad essere primi in classifica anche nell'album di un'altra persona? Beh, devo dire che l'album in sé è un lavoro completo, quindi Junior è poi un super, una persona incredibile che si merita tutto questo successo e ha fatto un lavoro veramente ottimo, quindi la posizione è meritatissima. Io sono onorato di aver partecipato a questo progetto e di condividere appunto con questo progetto questo primo posto in classifica FIMI, ma è tutto ovviamente... È tutto merito suo, che è stato geniale, è stato bravissimo, un ragazzo di talento e ripeto ancora una volta merita questo posto e come tanti altri a venire. Progetti per il futuro, anche prossimo? Allora, ottobre sarà un mese di uscite, quindi penso che vi dovete subire un altro remix. Yes! dovete subirvi non vi dico, di... no, perché questo è un tranello in realtà, sapete? Questo, allora, vi svelo una cosa, è un tranello. Molti direbbero un pezzo, però probabilmente potrebbe uscire un altro. È tutto a sorpresa, vedremo. Però ottobre, entro insomma le prime due settimane di ottobre qualcosa ve la sentirete con piacere. Secondo me, vi posso dire semplicemente, io sono molto contento. Sono veramente molto contento, perché forse è il pezzo che... più sofferto nella scrittura, forse uno dei due pezzi più sofferti, e quindi ci tengo particolarmente. Ovviamente ci scostiamo dal discorso di A Casa Mia, che ovviamente, cioè, è una hit anche nella maniera in cui l'ho scritta, quindi ho già visto dando un indizio su quale potrebbe essere un altro, però questo ti spezza a metà. Sì, poi il featuring è uno che... Diciamo, giochiamo nello stesso campionato di genere. È esclusiva, diciamo. Sì, è vero, è esclusiva. Io qualche sospetto ce l'ho, però non dico nulla. Io ho solo qualche sospetto. Ultima domanda, come stai? Bene, sono contento. C'è tanto lavoro da fare, ma questo mi mette semplicemente un'adrenalina e una carica per fare le cose. Non nego di essere un po' stanco, ma
sai quella stanchezza, tipo quando vai in palestra e dici ah, ci fa tremenda, se si chiude, è bello, ma sto proprio... Perdonami, ma c'è qualcuno tu a cui dai tormenti in palestra, abbiamo visto su Instagram. Io li metto in croce, cioè, tra G, sai, i miei amici, quelli che vanno in palestra, io perché mi rompo cioè io la cosa che dico sempre, si mettete un beep, la cosa che dico sempre quando entri, come entro in palestra, la prima cosa che devo fare è il tapirulan, già mi giro e faccio continuo sempre a dire questa cosa qua, perché effettivamente io mi scoccio, poi ho sempre fatto sport nella mia vita, quindi la palestra è un po' limitante, volessi correre coppa nuprana, però vabbè, magari ti troveremo nella nazionale cantanti prima o poi. Sì, oddio, mi hanno invitato quest'anno, però non ero pronto fisicamente, secondo me devo un po' riprendere, sì, devo mettermi in forma, ci sarà occasione sicuramente. Ci fai un saluto agli amici di Radio Stereo 5? Un saluto agli amici di Radio Stereo 5 che ormai, oddio, siamo di casa, quindi ai fratelli di Radio Stereo 5, grazie. Porta i colori la gente, a casa mia, non si parla solo una lingua, a casa mia, vira che sola ci sta, a casa mia, si chiude l'occhio e già stai, a Stereo 5, frate. Grandi, vai you, grazie. Just